l'abbiamo invitata, questa persona speciale questa sera. Però dobbiamo fargli qualcosa proprio che gli rimanga in mente, perché deve essere una serata che rimanga in mente a tutti e due. Che cosa facciamo? Come lo dico io? Abbiamo tagliatella, campofilone, l'adoro, l'adoro, fantastico. Poi uova di salmone, filetto di salmone, pepe rosa, lime, erba cipollina, burro, pepe nero e una bollicina. Adesso iniziamo subito, velocissimo però, perché non abbiamo tanto tempo per la cucina, dobbiamo subito stare a tu per tu, chiacchierare, corteggiare, questo dobbiamo fare. Quindi metto subito il burro qui nella mia padella. Il burro è dolce, il burro è sexy. Poi tanti film dicono di questo burro che è fantastico. Adesso, quindi facciamo sciogliere il burro lentamente, però che cosa faccio? Gli diamo già un profumo, una connotazione piccante, dolce, particolare. Pepe rosa, secco, lo metto qui. Non è piccantissimo, ma è molto aromatico, no? E fresco. Poi, un'altra cosa particolare è questa. Il lime. Vado. La scorzetta. Anche questa la mettiamo all'inizio, che fa questo burro profumatissimo. Eccolo qua. Poi, occupiamoci di che cos'altro, di questo regalo. Questo qua è un regalo che mi ha fatto Giordano, che fa questo salmone fantastico scozzese, coda nera, che è una riserva. È solo, vedete, il filetto. Però, se Giordano vede che lo cuocio, mi fa, allora quindi devo fare, non lo posso cuocere. Lo devo mettere all'ultimo, all'ultimo. Quindi, abbassiamo qua il fuoco, perché già mi sto distraendo. Vai. Allora, il profumo che cos'è? È meraviglioso, perché ci si sente la buccia del lime, il pepe rosa. Piano piano, piano piano, il fuoco deve essere medio, o l'induzione deve essere media potenza. Il salmone quando è che è buono, il salmone affumicato? Non ha una venatura di grasso, nemmeno a cercarla. Guardate, non c'è un filo bianco, è tutto completamente magro, quindi è un salmone di grandissima qualità. Dadini, quindi una sorta di tartare. Il salmone affumicato non deve essere mai salato, deve essere dolce. Quando è salato ha qualcosa da nascondere. Allora sì, però a livello olfattivo e visivo è perfetto. Adesso sentiamo un po' al gusto. Buono. Scivola, scivola, scivola. Nel frattempo, pochissimo tempo, butto questa pasta di campofilone, meravigliosa. È una cena romantica, è la prima volta che stiamo a cena insieme. Ti posso far mangiare la cipolla? No, però la cipollina sì. Che cosa sei? E lo so, adesso bisogna vederlo che cosa sei. Vi mai, non cambi mai. Allora, andiamo avanti così. Eccola qua! Ah, mamma mia! Che profumo! È partito un profumo fantastico! Del limone, del pepe rosa. Bella morbida deve essere, eh? La pasta all'uovo deve essere sempre bella morbida. Quindi non dovete avere paura di aggiungere acqua. Adesso alziamo. Alziamo, deve essere morbida. Leviamo il lime fuori dal fuoco. Adesso, fuori dal fuoco, l'erba cipollina. Che cosa sei? Che cosa sei? È ancora troppo asciutta. Vado con l'acqua di cottura della pasta e adesso, quando sono pronto, che è abbastanza morbida, guardate che bella, così metto qui il salmone, così, guardate qui, fuori dal fuoco. Giordano, lo stavo bravo, eh? Non te lo cuocio. Ma
Mamma mia, che spettacolo, ragazzi. Che bella, che poesia, guardate che bella. Guarda. Per lei farò un bocconcino, per lui un bocconcino carino, delicato, una cosa proprio molto elegante. Così. Così. E poi per un'occasione speciale come questa. Mettiamo le uova di salmone. Così. Ecco qui. Un po' di pepe rosa. Eccolo qua. E adesso tocca a me. Devo assaggiare pure io, un attimo. Allora, e adesso, eccola qua. Che bellezza, che bellezza. Allora, andiamo un pochino. Faccio così. Metto questo su. Che spettacolo. Conquistata, ho conquistato. Buono, buono, buono. Veloce, economico. Dai, stavolta così, così. Buon appetito, un bacio a tutti. Mi raccomando, usiamo tutte le nostre armi segrete per conquistarli. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti.